e benvenuti in questo nuovo video, finalmente nuovo video sui prodotti Todis che ho comprato al discount Todis, che sto adorando tantissimo. Vi ho fatto il video con la mia missione, no, in diretta vlog al supermercato, e ve l'ho caricato sul mio secondo canale, dove là vi carico tutte le recensioni riguardanti appunto o i prodotti da cibo, quindi cibi, no, da cibo, che prodotti da cibo, cibi, insomma sempre con buoni ingredienti, bio, comunque con buoni ingredienti, e vi carico anche tutti i vlog che faccio al supermercato, quindi in diretta la spesa come amo, con mia sorella. Poi in questo qua siamo particolarmente divertiti perché abbiamo trovato tante cose, quindi andatela a vedere, è super divertente. Quando ci sono anche la mia sorella, mi diverto tantissimo a fare la spesa. Ho provato per un bel po' di tempo le cosine che ho comprato e vi posso fare quindi una recensione molto molto accurata. Avevo parlato di alcuni di questi prodotti, quindi del discount Todis, anche l'anno scorso ero andata, e anche cose nuove, quindi perché ci sono proprio prodotti nuovi. Come sapete, io vado proprio alla ricerca in tutti i vari supermercati, discount, fare appunto le nuove uscite, nuovi prodottini con buonici, economici. La filosofia è sempre quella là, la convenienza e la qualità, quindi prodotti buoni anche al supermercato. Inizio dai prodotti che mi sono piaciuti un po' di meno a quelli che mi sono piaciuti tantissimo, anche se devo dire la verità, hanno tutti una recensione molto positiva da parte mia, non c'è nulla che proprio insomma mi ha fatto schifo, che mi ha deluso, quindi sono molto molto contenta. Ho comprato questa qua, che è una carta igienica umidificata, che era una cosa che io non avevo mai visto, cioè praticamente delle salviette per pulirsi il bip, insomma il di dietro e non il viso, che poi per alcune persone che hanno la faccia da potrebbe pulircisi anche del viso, vabbè, lasciamo stare. Questo marchio Gently si trova a Todis e forse non solo, fatemi sapere nei commenti se l'avete trovato a qualche altra parte. Cominci ed è molto molto buona. La cosa particolare è che si può buttare nel WC, cioè completamente biodegradabile, quindi una figata. Non so, per esempio mi viene da pensare le mamme che puliscono il culetto ai bambini, ovviamente se la buttiamo nel water, quindi che è biodegradabile, ha un impatto ambientale inferiore, no? Perché non la dobbiamo buttare nella spazzatura perché è completamente biodegradabile, quindi è carina sta cosa, possiamo utilizzare anche alla fine per altri scopi, non solo per quello. Poi ho comprato i fazzolettini, che sono troppo troppo belli. Questi qua costano pochissimo, cioè tutti questi prodotti sono molto molto economici, questa è la cosa bella, un po' come andare tipo da Lidl, però io ritengo che alcuni di questi prodotti cosmetici, essendo che sono completamente bio, sono veramente selezionati, anche se sono molto economici, sono anche superiori, sono veramente veramente buoni. Ed è brutto che non se ne parli abbastanza, ecco perché anche faccio questi video, perché magari questo discount sul supermercato è un po' sfigato, però ad esempio a Napoli c'è insomma in tutta Italia, e i prodotti sono veramente veramente buoni, quindi io vado, li compro e ve li recensisco proprio per il bene del bio, sapete le mie missioni. Poi ho comprato, ragazze, la crema, questa qua. Allora, io già avevo parlato di questa qua, che è la crema idratante lenitiva, che è praticamente sempre di agricoltura biologica, della Gentry, che è fatta con è molto gelida d'aloe vera, la calendula, il miele, è molto lenitiva, quindi si può utilizzare sia per i bambini ma sia per noi grandi, tipo posto depilazione, ma anche per esempio questa qua, essendo idratante lenitiva, molto leggera e fresca, si può utilizzare anche sul viso tipo come base trucco, oppure sulle mani, anche una crema multiuso insomma, ed è appunto molto lenitiva, quindi va bene per quelle pelli sensibili che magari tutto può dare irritazione. Questa è molto delicata, e quindi se avete anche dei rossori, non so, mi viene da pensare a chi ha una pelle reattiva molto sensibile, va molto bene. E anche sul viso, quando non ho nulla, mi porto tipo questa dietro, la utilizzo un po' dappertutto, mi piace tanto. E poi c'è questa qua, che è ancora più efficace, praticamente questa è idratante lenitiva, invece questa qua c'ha l'ossido di zinco dentro, oltre a tutti gli ingredienti, la calendula, la carota, il miele, che leniscono, ammorbidiscono la pelle, ovviamente tutto senza siliconi, senza parabeni, tutti sono tutti con buon inci, questi prodotti sono veramente veramente fatti bene. E questa qua la potete utilizzare proprio per quelle occasioni dove avete proprio delle irritazioni, ad esempio anche sui brufoli, sulla pelle irritata, sulle scottature, post depilazione, qualsiasi cosa, perché ha due ingredienti che sono ottimi per lenire la pelle,
gel d'aloe vera e ossido di zinco. E per tutte le mamme o le vostre amiche magari hanno un bimbo e non sanno che crema lenitiva all'ossido di zinco comprare per il cambio pannolino, consigliatela. È veramente ottima, ragazze, costa poco ed è buona, non fa neanche tanto quella patina bianca, non è molto occlusiva, quindi per questo mi piace moltissimo. Poi, ragazze, ci avviciniamo sempre di più a quelli che mi sono piaciuti tantissimo. Questo anche mi è piaciuto molto, ma ci sono altri che mi sono piaciuti ancora di più. Questo è il bagno doccia all'aloe vera di Agrotura Biologica, fragranza fiorita. Io vi avevo detto in due video prodotti al suo mercato fa, perché come sapete di questi video di prodotti al suo mercato ne sforno tantissimi, faccio tanti, sono arrivata a quota 34, 35, comunque ho superato i 30 video di prodotti al suo mercato, e vi lascio comunque tutti i link, c'è proprio la playlist chiamata prodotti al suo mercato. E vi avevo parlato dei prodotti che avevo comprato all'Eurospin Natura Bella, se vi ricordate, e c'era un bagno schiuma appunto con Natura Bella bouquet fiorito. Vi ricordate, avevo detto è troppo fiorito, sto bouquet è troppo fiorito. Queste due linee, Gentle e Natura Bella, si somigliano molto perché sono fatte dalla stessa azienda e infatti hanno gli stessi ingredienti, anche il packaging è molto molto simile. Questo qua però, anche quello mi era piaciuto, però il profumo era troppo fiorito. Questo qua invece anche il bouquet fiorito, però lo trovo un po' meno fiorito, hanno messo un po' meno fiori, quindi a parte gli scherzi sono due ottimi bagnoschiumi. Anche questo qua veramente l'ho quasi finito, poi in palestra a me servono questi bagnoschiumi leggeri, non molto aggressivi, perché comunque faccio la doccia tutti i giorni, mi serve anche qualcosa di economico, perché non è che posso ne consumandone molto, quindi mi serve, sono proprio l'ideale per me e non aggrediscono la pelle, sono delicati. E questo qua ha un profumo sempre fiorito, quindi sempre, però un po' più tollerabile, quindi ok, lo promuoviamo. E poi, ragazzi, allora, la crema, questa qua mi è piaciuta tanto ed è difficile trovare una crema viso antirughe economica reperibile al supermercato con buon inci e che funziona. È difficile perché molto spesso non sono buone, fanno la scia bianca oppure magari ti seccano la pelle. Invece questa qua della Nuance crema antirughe rassodante, che ho comprato appunto sempre al Todis. E ragazze, cosa bella di questa crema, 95% ingredienti naturali, c'erano anche altre tipologie, ho preso questa qua antirughe, è veramente buona, ha il packaging di vetro e costa poco, packaging di vetro, carina, molto molto bella e vedete viene anche con questo sopra, veramente ne basta poca, profumo che non si sente proprio, quindi perfetto, molto neutro, di pulito, di buono, perfetto per le creme viso. Sembra una crema super costosa, è veramente una figata perché la metti, si assorbe bene, non fa scia bianca, lascia la pelle morbida, nutrita, rassodante. Questa ve la consiglio, ragazze, non solo per le pelli mature, insomma per chi vuole un antirughe, ma anche per esempio per 25enni, 30enni che vogliono una crema buona, che faccia qualcosa sul viso però senza spendere tanto, provatela, perché può fare a caso vostro. Questa qua veramente mi è piaciuta molto e non è pesante. Molto spesso le creme antirughe, per le creme molto nutrienti, sono pesanti, ti lasciano unto, ti lasciano, invece questa no, è molto fresca, è proprio carina, carina. Poi veniamo ai due prodotti che veramente mi sono piaciuti tantissimo, anche a mia sorella, vi mando la recensione anche di mia sorella che li ha strapromossi, quindi per i capelli grassi anche vanno benissimo. Shampoo, finalmente uno shampoo da supermercato che lava i capelli come si deve, non li aggredisce, non li secca, però fa schiuma, ci lava i capelli, perché insomma vogliamo sentire i capelli puliti. Io ad esempio questi qua li ho lavati già da qualche giorno, però sembrano ancora puliti, ho utilizzato questo qua, quindi ho detto ma strana sta cosa, perché ultimamente sto utilizzando sempre sto shampoo e mi vedo i capelli più lucidi, come se la piega mi durasse più a lungo, perché sono, li pulisce bene. Quando li lavo fa la schiuma, però non li aggredisce. È una formula abbastanza ben bilanciata, cioè molti tensioattivi che quindi riescono a rendere il prodotto bilanciato e non aggressivo. È molto semplice, però è formulato bene, cioè un mix di tensioattivi che quindi lo rendono veramente veramente buono e adatto a tutti i tipi di capelli. Lavaggi frequenti, quindi ottimo per me comunque andando in palestra. È veramente, ve lo straconsiglio, ragazzi, provatelo. Il profumo
È bello, è una cosa tipo di fiorito, però non troppo, un po' anche fruttato, molto carino. Poi faccio questi bottiglioni, bello che lo compro. Ah, mi dimentico di comprare lo shampoo, mi dura a lungo e viva, e costano poco, quindi quella è la cosa bella. E poi, no, questo già l'ho fatto vedere. Ta-ta-ta-ta. Il più promosso di tutti è la novità assoluta, che praticamente l'altra volta non c'era quando vi feci il video. Balsamo per capelli, evviva! Allora, balsami per capelli EcoBio a supermercato non se ne trovano. Possiamo trovare qualcosa con Bonici, però fatto veramente come si deve al mestiere è difficile trovare. Quindi questo qua io già per questo lo promuovo. Però, cosa bella, funziona anche. Allora, come lista di ingredienti è molto buona, c'ha questo condizionante, ha il burro di karité, c'ha degli olietti, non ha nulla di particolarmente nutriente, districante, a parte ovviamente il condizionante, il burro di karité e qualche oletto. Quindi la formula è molto molto semplice, però è fatto bene perché nutre i capelli, li districa, però non li appesantisce. Ecco perché si trova bene anche mia sorella che ha i capelli grassi. Quindi la cosa bella è che li lucida, funziona, però non ti trovi con uno scopettino. Molto spesso alcuni balsami sono troppo pesanti, ti appesantiscono, ti sporcano e quindi non va bene. Invece questo qua è veramente buono da questo punto di vista. E anche il profumo mi piace. Evviva! È buono, un profumo buono di pulito che mi piace tanto. Comunque questo qua, poi il packaging rosa, vabbè, comunque è carino, ovviamente lo promuovo al 100% perché, mi ripeto, è difficile trovare un balsamo buono EcoBio al supermercato che funziona. Ovviamente se volete qualcosa di particolarmente districante e particolarmente nutriente, no, è comunque un balsamo, però fa il suo dovere. Quindi questo è tutto, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se avete comprato questi prodotti anche voi, se li avete provati, come li avete trovati. Le vostre recensioni sono fondamentali, quindi lasciatemi tanti commentini. Mi raccomando, andate a vedere anche video, appunto vlog al supermercato, recensione di alimenti, quindi di cibo, sul mio secondo canale. Io vi mando un bacio grandissimo, tanti tanti pollici in su per i miei video da prodotti del supermercato, mettete like. Mi piace, mi piace, mi piace, così ve ne faccio tanti tanti altri. Vi mando un bacio. Ciao!